Dopo una vita da monovolume, Renault Espace cambia anima e si reinventa crossover. Per il nuovo Espace i designer si sono ispirati al mondo dell'aeronautica, all'interno grande console centrale sospesa ad effetto cockpit e schermo verticale. In pratica si tratta di una formula più dinamica e attenta alle mode, con un look più aggressivo. La spaziosità dell'abitacolo rimane comunque un punto fermo, è un'auto che invoglia ai lunghi viaggi, è pratica ed offre dei parametri di sicurezza attiva e passiva ai massimi livelli, come il controllo delle sospensioni e il sistema di assistenza alla guida. Fronte delle motorizzazioni, la scelta ha privilegiato la tecnologia Twin Turbo applicata all'Energy DCI da 160 cavalli, ma chi vuole consumi inferiori può optare per l'Energy Diesel da 130, mentre per le massime performance c'è il benzina da 200 cavalli. Altra importante novità è il Multisense, un unico comando per accedere a 5 modalità disponibili: Eco, Comfort, Neutro, Sport e Programmabile. In sostanza il sistema permette di coordinare i parametri di guida con quelli ambientali, controlla le sospensioni e interviene sul sistema For Control, che prevede 4 ruote sterzanti e migliora la manovrabilità e la tenuta di strada ad alta velocità. Espace prende il meglio da monovolume e crossover e lo ripropone a bordo con eleganza e comfort di guida. Manca la trazione integrale, che va un po' in contrasto con l'idea di crossover, ed una motorizzazione un po' più corposa rispetto al 1006 non avrebbe guastato, specialmente per una regina dei viaggi come l'Espace.